Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati qua nella cucina di Chef in Camicia. Oggi, nuovo episodio di Cucina Stellata, facciamo una ricetta che trasuda storia, trasuda tradizione. Il piatto è un piatto che prende di ispirazione dalla ricetta del mitico Fulvio Pierangelini, una passatina di ceci con i gamberi. Perché è storica questa ricetta? Perché ormai siamo abituati ad un'alta cucina in cui tutto è concesso, ma se pensate una volta, l'alta cucina voleva dire ingredienti ricchi, sfarzo culinario, e per la prima volta invece lo chef Pierangelini ha democratizzato l'uso nell'alta cucina di un ingrediente povero come il cecio. E questo ha fatto storia perché per la prima volta un ingrediente poverissimo, perché i ceci, i legumi, erano il cibo dei poveri, veniva abbinato ad un gambero che invece rappresenta lo sfarzo culinario. Perfetto ragazzi, io ho voluto veramente rifare la ricetta un po' nella maniera più tradizionale e giusta. Non ho voluto prendere i ceci precotti, io stiamo facendo Cucina Stellata, stiamo mica facendo facile, veloce, svuota frigo. Cioè stiamo facendo una cosa fatta bene. Per cui ho preso i ceci, abbiamo l'aglio con cui faremo un olio aromatizzato, l'alloro con cui aromatizziamo i ceci, un po' di pancetta che faremo un gambero lardellato, i gamberi ovviamente, e poi altri due odori che sono lime e limone, con cui aromatizzeremo i gamberi e poi delle erbe aromatiche, olio, insomma le classiche cose. Per cui io direi partiamo subito, scoliamo i ceci dalla loro acqua e li tuffiamo nell'acqua bollente. Allora, io non volevo aromatizzare troppo i ceci perché mi piace tenere il sapore in purezza. Voglio che si senta davvero il sapore di cecio senza quel retrogusto di rosmarino, aglio e tutto, perché poi giocheremo invece con questi profumi direttamente nel piatto. Per cui l'unico odore che metto dentro è una foglia di alloro. I ceci sono tenaci, hanno bisogno di cottura. Un'ora, un'ora e mezza. Nel frattempo, un altro passaggio che facciamo sin dall'inizio è preparare in realtà un olio all'aglio. Secondo me questa ricetta è molto carina se riusciamo a giocare su una base neutra come quella del cecio come base del piatto e poi sopra con i gamberi andiamo a giocare con i gamberi e con tanti altri profumi e sapori. Per cui prepariamo un olio all'aglio con 4-5 spicchi d'aglio. Ok, perfetto ragazzi, come vedete qua abbiamo i nostri spicchi d'aglio, sono 4-5 spicchi d'aglio tagliati grossolanamente. Li mettiamo in un padellino, fiamma media, prendiamo il nostro olio, abbassiamo la fiamma, qua deve cuocere come vi dicevo un'ora. Dobbiamo aspettare che l'aglio faccia le prime bollicine, un po' come quando frigge, no? Appena fa le prime bollicine, spegniamo l'olio, lo lasciamo raffreddare e il nostro olio all'aglio è pronto. Passata non un'ora e mezza, ben due. Guardate il nostro olio all'aglio. Lo sentite o no il profumo? Eh? No? Vabbè. Qua invece abbiamo i nostri ceci che sono cotti. La cosa bella, non so se ormai siamo talmente abituati a mangiare i ceci in scatola che non siamo più abituati a cuocere i ceci da zero. La cosa bella è che rimane morbidissimo, ma allo stesso tempo è più sodo. Non si spappola, c'ha la sua consistenza. Molto buono. Cosa facciamo? Frulliamo. Mi raccomando, una cosa importantissima, io non ho salato i ceci perché non si salano mai i legumi durante la cottura, si aspetta la fine della cottura. Questa è una regola generale, mi raccomando, per cui adesso andiamo a frullare e poi aggiustiamo di sale. Perché no? 2 o 3 cucchiai di olio all'aglio e andiamo a frullare. Se vediamo che facciamo un po' fatica, prendiamo un po' dell'acqua dei ceci, che è un brodo in realtà, e l'aggiungiamo. Ok, la nostra passatina è pronta. Cosa facciamo? Visto che siamo davvero dei presi bene e abbiamo fatto tutti i passaggi come si devono fare, la passiamo ulteriormente. Eccola qua ragazzi, la nostra passatina di ceci. Guardate che meraviglia, guardate che seta. Non volete passarla, non passatela, cioè uno sbatto. Era un passaggio un po' così carino da farvi vedere, potete tranquillamente evitarlo in casa. Cosa facciamo? La insaporiamo perché non l'abbiamo ancora condita. Io ci metto un goccino di limone, ancora un goccio di olio all'aglio, ovviamente del sale che non l'abbiamo ancora messo. Vellutata pronta, questa può essere servita tranquillamente tiepida, anzi io lo consiglio. Ci mancano solo i nostri gamberi. Prendiamo un bel piatto. Allora, li facciamo, come vi dicevo, in 3 diverse maniere. Il primo
lo lardelliamo. Prendiamo una fettina di pancetta tesa, come questa, e gliela passiamo intorno. Il secondo lo condiamo, anzi, li condiamo con sale, un goccino di olio, in questo caso non all'aglio. Uno lo lasciamo crudo, gli mettiamo un paio di foglioline di menta e anche un po' di scorza di lime e lo passiamo nel suo condimento. Questo è crudo. Questo qua invece lo passiamo ancora nel suo condimento, pizzico di pepe, e lo cuociamo. Così ne avremo uno cotto lardellato, uno cotto al naturale e uno crudo. E andremo a giocare con le tre diverse consistenze. Padella. Ragazzi, guardate che meraviglia questi nostri gamberi. Adesso cosa facciamo? Passatina nel piatto, mettiamo i tre gamberi, aromatizziamo con un po' di timo e finiamo con l'olio all'aglio. E poi assaggiamo. Oh ragazzi, ci siamo, piatto pronto e chiamatemi fesso, ma io assaggio quello lardellato, quello un po' più goloso. Sapori che conosciamo, ragazzi, in questo caso la pancetta, la dolcezza del gambero, la vellutata di ceci che è passata così al setaccio è davvero vellutata. Volete farlo a casa in maniera veramente veloce? Frullate i ceci anche precotti, per cui molto facile e veloce, scottate due gamberi e fate comunque una bellissima figura. Per i più volenterosi invece seguite la mia ricetta. Vabbè dai ragazzi, prima di salutarvi assaggio anche quello crudo, così vediamo la differenza. Un altro piatto, perché in realtà il gambero è il protagonista e il cecio accompagna, per cui molto più morbido, delicato, dolce, non c'è la nota sapida della pancetta. È molto divertente così, perché sono tre consistenze diverse, ogni boccone è diverso, per cui è un piatto che non ti stanca. Provatelo così, oppure fatelo nella versione semplificata. Io me lo vado di là a mangiare e noi ci vediamo nella prossima puntata di Cucina Stellata. Ciao ragazzi!